Euroregione News. Runner Salvia per il GP di Udine. Non è il Gran Premio di Formula 1, ma il giro podistico Città di Udine Uniqua che spegne la terza candelina. La nuova edizione è pronta a partire, già programmata sulle strade del centro cittadino per il prossimo 21 giugno. L'evento targato Uniqua per il secondo anno è organizzato dall'Atletica Buia Trepo Grande con il patrocinio e il contributo del Comune di Udine, l'intervento della Regione, della Camera di Commercio e della Provincia, nonché di numerosi sponsor. La manifestazione ha tutti i presupposti per confermare gli ottimi riscontri tecnici di partecipazione e di pubblico ottenuti lo scorso anno. Inserita nel calendario nazionale FIDAL della corsa su strada, la gara riproporrà il percorso che l'anno scorso ha visto un gran numero di appassionati cimentarsi sulla distanza di 2,5 km da coprire tre volte con l'ormai nota salita del castello. La novità di quest'anno per rendere la gara ancora più avvincente è che il GP sarà diviso in due competizioni, quella femminile alla quale si unirà la corsa non competitiva di 7,5 km con partenza alle 19 e quella maschile che avrà lo start alle 20. Anche quest'anno il GP Udine sarà abbinato al circuito di Coppa Friuli, ormai divenuto un classico nel panorama podistico nostrano. Tante saranno poi le iniziative collaterali. Nel pomeriggio del 21 giugno il centro cittadino, in particolare Piazza Libertà, diverrà un palcoscenico per la dimostrazione di diverse discipline sportive con l'apertura del GP Village, trasporto e gioco soprattutto per i bambini che potranno anche cimentarsi nella GP Kids sul percorso di 1000 metri, aperto quest'anno anche alle neomamme con carrozzini e passeggini. Avete ascoltato Euroregione News.